Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incredibile video con la beta di Doom. Mi è arrivato il codice proprio l'altro giorno, ho finito di scaricarlo per fortuna e mo sto a giocare. Ho fatto una partitella prima e mi sta piacendo tantissimo. Ho già sbloccato un paio di queste cose che credo siano tipo dei bonus, no? Arriverà la posizione del tuo uccisore per 30 secondi, rientra con più 5. Oh, mi prendo questo, se si può. Non si può, equipaggia, non equipaggiato, perfetto. E ho fatto la partitella prima, era un po', come si dice, come si fa a giocare, perché non sapevo assolutamente come cazzarola si faceva a ricaricare, ma qua in questo gioco la ricarica non c'è. Mi sono fatto quel personaggino qua, ho cambiato un po' di cose qua, come potete vedere il braccio sinistro non è come il braccio destro, si può fare lo zoom e niente, quando mi troverà la partita, se metto la partita, no? Possessione demoniaca conclusa. Deathmatch a squadra. Eccoci qua, già bella che è iniziata la partita, ci prendiamo la classe che avevo preso prima. È perfetto, questo qua, se non sbaglio, è la corazza, poi si possono prendere in giro le munizioni e anche la vita, che adesso ci devo far caso se la vita... Dai, va, bastardo! E c'è la prima grandissima uccisione, granitica uccisione! Bastardi! Schifosi! Luridi! Ovviamente cosa ve lo dico fare, che io ci devo far sulla mano... Per questa tipologia di giochi ho già giocato a... Come se... Bastardo che mi ha rubato la... Mi ha rubato l'uccisione! Mi ha rubato un'altra uccisione! Parte subito il mega aiuto! Aia! Sta! Parte subito io in versione che faccio... Aio! Che faccio le assistenze. Prima avevo fatto una partita... vabbè... Ui! Cazzo di fun è questo! Mamma mia le mega uccisioni! Che tra l'altro ne ho ucciso un po' di vita. Le vite si vanno in giro a prenderle. Queste sono le munizioni. Con possibilità di sparare, diciamo, quasi all'infinito. Ovviamente poi se finiscono le munizioni non puoi fare niente. Aio! Devo ancora capire un po' come si vanno ad attivare, perché prima credo se si inanellano una incredibile... sfilza di uccisioni puoi diventare un giocatore speciale, un agente speciale. Ad esempio se si fa parte della squadra dei cattivoni, diciamo quelli rossi, quelli che ho ucciso prima. Questo è un teletrasporto che vi teletrasporta proprio da un'altra parte incredibile della mappa. Eccolo! Può nascere il cazzo di demone di merda! Tifoso anche lurido! Bastardo! E quello è tipo un mega bonus incredibile della vita. E... a metà strada per la... Ma non era mica un'altra la cosa? La mappa? No, mi sa che dopo ho trovato un'altra partita. Con il tasto in mezzo si possono vedere le cose. Devo dire che mi sta piacendo molto 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 tanto come gioco. Ho fatto giusto una partita prima, questa è la mia seconda partita. Lo devo dire che mi sta aggradando molto. No! Basta, eccola là. Master assistenza qua, ricordiamo. No, ho finito le granate, porca puttana. Poi bisogna stare attenti a dove si salta, perché prima tipo... Stavo girovagando tutto bello tranquillo, questo qua mi ruba le cose. E ad un certo punto ho fatto pluff e se sono caduto per terra, no? Se sono caduto per terra e mi sono massato. Là è un buco nero. Là mi sa che aveva il fucile di precisione. Come va fatto a prendere che ero dietro il muro? Brama di potere attivata. Stavo dicendo che comunque ho giocato a Doom 3 per Xbox 360. Ovviamente la storia non l'avevo finita, mi sa, se non mi ricordo male, non l'avevo finita, però anche lì mi piaceva tanto tanto tanto. Poi bisogna vedere magari se c'è anche come bonus la... Oddio,
No, madonna come mi sono salvato. La grande salvezza, con R1 si cambiano le armi, con L1 si tira la bomba. Bomba! Dov'è? La madonna, mi hanno incredibilmente arato la vita. Bastardo. Vedete, c'è anche la classica fucile di precisione. Questo uno si è fatto ammazzare, meglio spostarsi. Che è quello, ma... Ehi là. Bastardo. Diventa un demone. Fuga. Fughissima. Ecco. Credo che quella cosa lì si attivi, dico io, né? Perché non lo so di preciso, si attivi dopo tot uccisioni, no? Del genere, ecco. Madonna, quanto è cattivo questo qua! Fuga! Ah, per fortuna! No! Vabbè! Comunque è davvero un divertente, porca miseria che si incastrano qua le cose. Davvero un gioco divertentissimo, spero che abbiate un po' visto qua come il gameplay. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vedremo dal 13 maggio, quando ci sarà l'uscita di questo gioco, e ci vediamo alla prossima, ovviamente ve l'ho appena detto, con l'uscita del gioco 13 maggio, qua la progressione tipica dei giochi, con il livello sbloccato elettro laser. Ho sbloccato un colore, si possono sbloccare le skin per le armi, per la personalizzazione, si possono sbloccare anche i perk, che sono questi moduli hack, come potete vedere con una incredibile descrizione, e personalizzazione e dotazione sono le varie classi. Anzi, spero che l'episodio vi sia piaciuto, il 13 maggio uscirà il gioco e ci vedremo con questo incredibile gioco, anche perché porterò la storia. Ci vediamo alla prossima!